capitano di Virtus Segafredo, benvenuto fra i dipendenti di Penske Automotive Italy. Noi siamo una concessionaria molto strutturata all'interno dell'Italia, parte di un grande gruppo. Benvenuto tra di noi, ci sono tanti dei miei colleghi qui. Innanzitutto, ciao a tutti, conosco un po' di persone che ho già visto qua, quindi di persona ho avuto la possibilità di conoscerli, quindi c'è anche il mio ex compagno di squadra che si chiama Enrico Bonaiuti, che ho visto adesso. E andiamo, dai. Grazie Marco. Ciao a tutti e grazie per questa possibilità. Pronto Pronto per la per serie? la parte seria della stagione, no? Nel senso che adesso ovviamente iniziano i playoff, appunto contro Brindisi, quindi cercheremo di migliorare ancora la nostra pallacanestro, sapendo che iniziano i playoff, il gioco si farà ovviamente più duro e più importante, quindi cercheremo per noi stessi, per la società e per i nostri tifosi ovviamente di dare il massimo per poter vincere ovviamente pensando una partita alla volta. Noi ci saremo sempre a supportarvi vicini, quindi non mancheremo in questo. La tua carriera è famosissima e devo dire ha avuto anche tanti ottimi risultati. Anzitutto hai iniziato a Bologna, tra Esatto. Virtus e Fortitudo tanti anni fa, poi hai deciso di spiccare il volo e vivere negli Stati Uniti 13. per 10 anni, dove hai vinto un titolo NBA con gli Spurs nel 2014. Nello stesso anno, la gara da three shots out Esatto. molto, molto importante. Decidi di tornare in Virtus e riapri una serie importantissima, tra cui campionato, supercoppe, la possibilità di tornare in Eurolega. Qual è il titolo a cui tu ti senti più legato, fra tutti quelli che hai vinto? Il titolo NBA lo metterei al primo posto, però ho avuto la possibilità comunque di essere partecipe di grandi e importanti vittorie, come può essere ovviamente stato lo scudetto appunto appena firmato in Virtus, e quello per me, secondo me, è molto importante, no? Nel senso che io, come sapete tutti, ho firmato con la Virtus Bologna dopo i miei 13 anni in America, mese di dicembre, mettendo giù un progetto, no? Con la società molto importante, molto serio, in cui ovviamente la volontà da parte di tutti, come adesso e poi d'altronde, è quella di vincere. Ovviamente non si pensava, magari si sperava, ma non si pensava che il titolo del campione italiano potesse arrivare in così breve tempo. Invece è successo questo e per me, per la mia famiglia, ovviamente essere tornata a Bologna, avendo vinto praticamente subito lo scudetto contro Milano, è stato molto importante perché sono a casa con la famiglia, con mia moglie, con i miei amici e ovviamente per la città di Bologna. Quindi io metterei anche quel trofeo sicuramente nella mia top 2, top 3, diciamo. Tutti noi in azienda, lo sai, siamo come chiamati a dare oltre le nostre possibilità per raggiungere dei trofei, dei risultati, nel tuo caso, degli obiettivi aziendali nel nostro, che abbiamo tanto nelle persone, quindi la parte del successo sta attorno alle persone, ma che cosa significa andare oltre le nostre capacità e che cosa ha significato per te da giocatore andare oltre le tue possibilità, oltre le tue capacità e permetterti magari di raggiungere risultati importanti? Per me la pallacanestro è il mio grande amore, no? Io ho sempre solo giocato a pallacanestro e ho sempre avuto, fin dal primo giorno che ho toccato la palla, diciamo, un amore eterno per questo sport, no? Ma non solo per un discorso economico, no? Nel senso che io proprio, ovviamente è inutile dire bugie, che la parte economica è una cosa importante, ma è anche giusto comunque dire che si va in campo per poter dimostrare il proprio talento, per poter vincere, per poter essere anche comunque buoni esempi per il futuro, no? Per tanti bambini che magari un giorno vorranno essere come noi. La mia carriera penso che abbia raccontato molte cose. Parto da giovane, ovviamente la Virtus Bologna, poi dopo la Fortitudo Bologna anche ho avuto la possibilità di vincere lo scudetto, ho vinto una Coppa Italia e poi dopo sono andato in NBA nei 13 anni. E ci sono stati momenti molto duri, molto difficili. Per me è una grande cosa che bisogna avere la voglia di crescere, la voglia di lavorare insieme e la voglia, secondo me, di non mollare mai. Cioè, io penso che nei miei 2 anni, i primi 2 o 3 anni NBA, sia stato molto difficile, no, per me sentirmi un giocatore NBA. Ma una probabilmente delle mie grandi fortune, che in questo caso ovviamente ringrazio i miei genitori, è quella di non mollare mai e avere questa passione, questa voglia comunque di dimostrare nella giusta maniera il lavoro duro, no? Perché comunque alla fine, se lavori duro, se ci metti la passione e tutto quanto, poi alla fine, secondo me, i risultati la maggior parte delle volte si possono effettuare. Poi ovviamente c'è anche la parte della fortuna, che io penso che sia sempre giusto comunque avere anche un po' di fortuna ovviamente dalla propria parte, che non fa mai male, ma negli anni ovviamente noi facendo uno sport di squadra è molto importante il lavoro di gruppo, no? Fra le cose belle, quindi i risultati sportivi importanti nella vita dello sport, nella vita dell'azienda, ci sono tanti, abbiamo la fortuna di raccontarli, tu hai la fortuna di raccontarceli e di testimoniarlo con te stesso.
come dicevi adesso, non sempre le cose vanno bene. Quindi, quando è stata una caduta oppure uno smarrimento, o momento in cui è dovuto mollare un po' l'acceleratore, parlando di macchine, visto che noi trattiamo di questo, che cos'è che ti ha portato a magari ad avere un allentamento di quella che è stata la tua prestazione sempre al top, e come hai fatto a rimetterti in marcia, a rimetterti in carreggiata? Ma guarda, allora, semplicemente nel mio caso è stata la passione e il lavoro duro. Ci sono stati momenti in cui le cose non vanno bene e tutto sembra che vada nel verso storto, no? Quindi l'unica cosa che ho fatto è, prima di tutto, avere le persone giuste accanto a me, no? Comunque consigli da familiari, da amici che veramente credono in te e vogliono veramente il tuo bene. E in più io penso che il sacrificio del lavoro sia la cosa più importante. Nel mio ambito, quando ci sono stati quei momenti in cui non giocavo, e sono momenti difficili, ma cercare comunque in una minima parte del cervello, cercare di rimanere positivi, cercare comunque di lavorare sodo, sperando che prima o poi il tuo turno arriva, no? Nel senso che nella mia carriera ovviamente ci sono stati momenti, ripeto, in cui tutto mi dicevano torna a casa, l'NBA non è il tuo mondo, sei troppo magro, non hai il carattere giusto, insomma, tante cose. Io la cosa che ho fatto, e probabilmente questa è una cosa grande che ho io del mio carattere, grazie alla mia famiglia, è prendermi tutti questi, tra virgolette, non sono neanche insulti, no? Però Stimoli. diciamo stimoli, appunto, per poi dimostrare il contrario. Quindi ci vuole veramente un grande carattere per poter comunque dimostrare che la gente si sbagliava. Cioè, nel senso, secondo me le motivazioni sono la cosa più importante, se no io avrei smesso di giocare 2 o 3 anni fa. Però la pallacanestro ce l'ho, ho il fuoco dentro, voglio vincere. Per me le motivazioni sono una cosa che mi permette di poter ancora amare questo sport e fare vedere chi sono. E secondo me ce l'hai fatta a farti cambiare idea, almeno Bah, io direi che non... io di queste cose non parlo mai perché sono una persona, per quelli che mi conoscono lo sanno, sono una persona umile e cerco di stare nel mio e di dimostrare ovviamente coi fatti e non con le parole. E alla fine vedremo, però io quando vado in campo cerco di essere me stesso, di dimostrare l'amore che ho per me stesso, per la società, per i tifosi ovviamente e per la mia famiglia. In azienda non si lavora mai da soli, no? Si lavora sempre in team. Magari i team possono essere di persone dirette, di persone che magari non stanno nell'ufficio di fianco a te, stanno più in là, non le vedi spesso, però si collabora sempre insieme. E se penso alla nostra di organizzazione, non riesco ad immaginare una persona che lavora da soli. Il lavoro di squadra, il lavoro di team da noi è fondamentale. Fondamentale. Devo dire che ha portato tanti risultati. La domanda è cosa significa per te la squadra, come la vivi la squadra, come interpreti il ruolo di capitano, che all'interno di un team è una cosa molto, molto importante. Il lavoro di squadra ti permette comunque di uscirne da vincitore a tutti i livelli, no? Sia ovviamente nell'ambito lavorativo che nell'ambito sportivo. Anche perché, il mio esempio, io comunque sono un tiratore, se i miei di squadra non mi facessero i blocchi, oppure magari i miei compagni di squadra non mi aiutassero in difesa, oppure io alcune volte aiuto loro su un rimbalzo, su una palla persa, roba del genere. Insomma, è tutta un'unione che cercare di centrare l'obiettivo che è quello della squadra, ma no? Quello di vincere. Da quando sono capitano, avendo un po' più di esperienza in più, avendo giocato un po' più di partite di qualcun altro, comunque di dare consigli non solamente sulla pallacanestro, ma anche al di fuori, no? Perché ovviamente non può girare tutto sempre attorno in questo, alla pallacanestro o magari al lavoro, insomma, ci devono essere anche comunque altre distrazioni che secondo me ti permettono comunque di vivere anche una vita più positiva, che penso che sia la cosa più importante. Lo spogliatoio è sacro e inviolabile. Ce lo dai un aneddoto da capitano, magari sul campo, di quello che ci puoi dire, che secondo te ha rappresentato recentemente, come dire, un esempio di che cosa significa per te fare capitano? Percepisci di essere capitano quando vedi magari alcuni ragazzi più giovani che vengono a te e chiedono consiglio. Questo secondo me ti permette comunque anche di farti accettare come persona per quello che sei, no? Il ruolo di capitano per me è veramente aiutare il prossimo e cercare di essere un esempio. Io ho avuto capitani importanti nella mia carriera, quindi la cosa che facevo io da giocatore era di prendere le cose positive da questo giocatore, no? E non solamente sul campo, ma anche fuori del campo, come ci si comporta, con chi giri durante tutte le tue giornate, che rapporto hai con la tua famiglia, perché sono tutte cose importanti. Cosa significa per te la pallacanestro?
È cambiato il rapporto con la pallacanestro oggi rispetto a quando hai iniziato? L'amore per la pallacanestro io l'ho avuto da quando praticamente ho 6 anni e tutti ormai sanno la mia storia, che guardavo le videocassette con mio fratello, poi mi portavo al campetto, insomma si nasce da così. E dal primo momento in cui io ho toccato la palla, giocavo con gli amici, giocavo con i ragazzi più grandi, cioè dentro di me si era acceso qualcosa, cioè nel senso io mi ricordo da piccolo che poi tutti giocavano a calcio, cioè io non mi interessava nulla se tutti andavano a giocare a calcio, io magari andavo anche da solo al campetto a tirare, ma perché... Per me giocare a pallacanestro fin da piccolo era magari aprirmi e farmi conoscere meglio. Che significato ha assunto oggi da quando sei partito lì a San Giovanni, dopo le mille esperienze che hai fatto, le mille battaglie che hai vinto sul campo? Oggi che cosa significa per te con una maturità, una sicurezza che oggi hai di più data dalla tua Beh, io esperienza? devo fino adesso comunque ringraziare la pallacanestro perché... Non solo nella parte sportiva, ma mi ha dato tantissime cose, mi ha dato la possibilità comunque di instaurare rapporti con compagni di squadra che sento da tanti anni, con persone nell'ambito della società con cui posso crescere e pensare magari a tante altre cose. E... È un amore eterno, cioè veramente io, cioè quando sono a casa, ovviamente passo tanto tempo con mia moglie, con la mia bimba, come giusto che sia, perché penso che sia importante comunque staccare le due cose perché è importante. Però comunque ho sempre il pallino che pensa un attimo a quella partita, a quel canestro. Cioè è difficile magari anche per me cercare di far capire agli altri che cos'è per me la Secondo pallacanestro, me la cosa però più è bella. talmente, è stato sempre per me la prima cosa, il primo sport che... Nessuno me lo toglierà mai, ecco, diciamo. Penso proprio di no. Anzitutto, grazie Marco. Grazie a Chiederei voi. ai colleghi uno alla volta, perché altrimenti veniamo inondati di domande. Se voi ragazzi avete dubbi, domande, qualche curiosità che si può chiedere. Partendo da Enrico, che è lì che ci guarda, Sorione. Io faccio solo un grande saluto a Marco che ha dimostrato su tutti i campi più importanti del mondo di essere un campione, ma per me ha sempre dimostrato di essere un campione come persona, quella è la cosa più importante di tutte. Grazie, Enrico. Ciao, Marco. Ciao. 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 Ho il contratto per il prossimo anno. Siete i tifosi? No, Spero presto, perché comunque è il mio futuro qua, sto bene, voglio ancora vincere tanto e speriamo che si concluda presto, però adesso diciamo, pensiamo ai playoff, dai, che è la cosa più esatto, il primo importante. passo. Ciao, grazie. Ciao. Come condizionavi la tua mente per non mollare nei momenti difficili? Questa è bella tosta. Guarda, è stato veramente complicato anche perché comunque nei momenti difficili io avevo un'età, cioè comunque avevo 20 anni, 21, il primo anno, il secondo anno in cui non giocavo a Golden State, per me è stato difficile anche perché venivo da Bologna in cui giocavo tanto. Io penso di aver avuto fin da piccolo sempre una forza dentro di me che non sapevo neanche di avere, che mi ha portato a non mollare in quei momenti semplicemente. Cioè io andavo in palestra, tiravo. Facevo tutte cose semplici, o che fanno comunque i ragazzi della mia età, no? Mi divertivo, andavo a cena fuori, cercavo un po' di cambiare anche idee, perché sai, ovviamente fissarsi sempre su queste cose, restare comunque negativo, sicuramente non è una cosa che aiuta. E quindi direi che sicuramente tanto lavoro in palestra, una grande forza è farsi trovare pronti nei momenti importanti. ciao Marco, se consideriamo NBA la prima miglior lega, qual è secondo te la seconda? Beh, direi l'Eurolega. L'Eurolega, a parte che io già quest'anno ero super carico per appunto giocare l'Eurolega dopo 13 anni che non la giocavo, no? Quindi devo dire che è un livello altissimo, che è una pallacanestro bellissima, ad altissimo livello. Di cosa ha bisogno un team per essere più forte in lega? Sicuramente è importante che ci siano le gerarchie giuste nella squadra, che tutti la percepiscono e la capiscono nella maniera adatta. E che ci sia veramente un bel clima. Nella nostra squadra, ovviamente, posso dire che sono molto contento comunque di avere bravissimi ragazzi, proprio educati, gentili, con una buona famiglia. Spesso facciamo cene, passiamo momenti assieme che aiutano non solo a rinforzare il nostro rapporto, ma anche in campo a conoscerci meglio. Quindi io direi questo. Ah, no, mi raccomando, firma. Non era una domanda, ci Ah, sono ok. tipo quattro punti Sì, sono pronto io. esclamativi. Come hai mitigato il naturale spirito di rivalsa nei confronti di chi criticava le tue scelte? Guarda, me ne sono altamente, si può dire, sbattuto, nel senso che io ho sempre Si può pensato dire. a me stesso, alla mia famiglia in primis e alla cosa che mi veniva da fare. Ho dimostrato che
Dopo New Orleans sono andato a giocare a Chicago, avevo anche magari possibilità di andare in altre squadre in cui mi offrivano più soldi, ma ho accettato la cosa giusta per me, che era quella di crescere come giocatore e cercare di centrare l'obiettivo, che era quello di vincere il titolo. Chicago mi ha permesso di migliorarmi come giocatore, di essere allenato da un grande allenatore, oltre che giocare in una bellissima città dove giocava ovviamente Michael Jordan, di poi fare il passo successivo, andare a San Antonio in una squadra forte per potermi confermare e essere un giocatore comunque importante in una squadra di fenomeni in cui abbiamo vinto il titolo contro Miami. Ci vuole una bella lucidità per prendere quel tipo di scelta, perché magari uno, e lo vedo anche nel lavoro, no? Si fa abbagliare da tante cose che non sono Sì, soprattutto negli ultimi l'esperienza. anni in cui, cioè, le scelte, magari molti giovani penso che sia tutto dovuto senza magari lavorare per dimostrare veramente chi siano. È importante questo, fare la scelta giusta, è anche importante comunque avere le persone accanto che credono in te, che pensano che la scelta sia giusta. No, nel mio caso, ovviamente, io ho sempre avuto la mia famiglia con me, i miei fratelli, la mia attuale moglie che mi hanno, è un mio grande amico che vive a Miami e non solo, altri amici che sono qua, da cui siamo amici da tanto tempo, che mi hanno comunque spesso consigliato di fare la cosa giusta pensando prima all'amore per la canestro e poi dopo a tutto il resto. Lavoro di squadra negli USA e lavoro di squadra in Italia. Trovi differenze di mentalità? In America ovviamente, sai, è tutta un'altra mentalità, nel senso che si giocano talmente tante partite, si viaggia talmente tanto che per forza di cose sei tante volte assieme, ma in allenamento, sui voli, magari non c'è neanche tanta possibilità di conoscerci meglio, no? In Italia ovviamente in questo siamo più, ci crediamo in questa cosa, no? Che secondo me è una cosa importante, che il lavoro di squadra alla fine ti porta a risultati importanti. In America, magari sai, soprattutto nella basket di adesso, sono più su prendiamo due giocatori, poi dopo loro ci devono portare, il resto non ci interessa che ci sia, no? Se ci si aggruppa o non ci Chiaro, si aggruppa. chiaro. Noi in queste cose, anche come nostra mentalità, secondo me, probabilmente europea, siamo più portati a credere nei veri valori del lavoro di gruppo per poter avere una bella mentalità e vincere. Vuoi lasciarci tu con un tuo pensiero, una tua riflessione, magari qualcosa in cui stai pensando adesso per essere pronto all'importante sfida dei playoff, quello che secondo te ritieni essere, dal tuo punto di vista, sportivo che ha raggiunto livelli incredibili a noi, persone che viviamo chiaramente un altro ambito, che è quello aziendale, che è fatto però degli stessi obiettivi, della stessa fame che ci vuole e lucidità nel cercare di raggiungerli. Io posso dire che quando iniziano ovviamente le partite importanti è molto giusto la preparazione. Cioè, adesso noi ovviamente parliamo di allenamento, ci siamo allenati oggi, ci alleneremo domani, venerdì e poi sabato ci sarà gara 1, in cui ovviamente poi sai, dopo giocando di sabato e domenica praticamente quasi ogni giorno, tra virgolette, ci sarà poco tempo per allenarsi duramente. Quindi bisogna approfittare di questi 3 giorni per preparare la partita al meglio, prepararsi fisicamente al meglio per poter affrontare la partita con serenità, tranquillità e positività. Allora, grazie a tutti della partecipazione, grazie in particolare a te Marco. Non Grazie diciamo niente, semplicemente forza Virtus. a voi, grazie. Okay. Grazie a voi, a tutti, poi ci Grazie a te. vediamo presto. Ciao, grazie.